Sì, no, diciamo semplicemente questo, che intanto oggi abbiamo un'altra seduta di allenamento e poi fra stasera e domani avrò un colloquio anche con il ragazzo per capire a livello psicologico come sta affrontando questo momento. Una volta fatto questo, poi di conseguenza deciderò il da farsi. Insomma, è chiaro che l'evolversi di alcune situazioni che abbiamo all'interno della squadra per quanto riguarda il rinnovo del contratto si stanno sviluppando, con alcuni ragazzi stanno andando avanti, mi sembra che l'esempio sia Vasquez che ha rinnovato e firmato, e con altri si stanno andando avanti queste situazioni, vedremo che sviluppo avranno. Nello specifico, se poi qualche ragazzo ha qualche... magari questa situazione gli può provocare una situazione un po' di imbarazzo, allora va sicuramente attenzionata e di conseguenza vanno prese poi decisioni. No, ma queste sono cose di società che ovviamente arrivati a un certo punto bisogna arrivare a prendere in esame, a valutare e a dire noi come società la proposta l'abbiamo fatta e quindi l'intenzione è questa. Poi se non ci dovessero essere un domani più i presupposti per poter continuare insieme, a quel punto è chiaro che bisognerà fare altre valutazioni. Ma questo dipende anche dalla testa. Ma questo lo potremo capire più avanti. Per ora no. Per ora è questione anche di testa, anche questione, no, poi diventa una questione anche generale. Ma guarda, no, vedi, certe cose, io ma premesso che Dybala è un ragazzo che abbiamo conosciuto e sappiamo chi è, no? Valuteremo in quest'ultimo allenamento proprio con efficacia quello che può essere il suo eventuale recupero a pieno e nell'allenamento di domani mattina ovviamente le risposte per vedere se ci sono miglioramenti sostanziali e soprattutto insomma non ci sono... un riacutizzarsi di fastidi e poi si prenderà la decisione. Questo è un po' lo sviluppo per quanto riguarda la sua problematica. Poi per quanto riguarda Firenze, l'episodio che è successo, non c'è stato tempo neanche per metabolizzare questo problema, perché quando ti succede durante una settimana lavorativa poi ci sono altri giorni per poter fare delle valutazioni. Poverino, anche Andrea non ha fatto neanche quasi in tempo a scaldarsi. Sì, sicuramente sono giocatori diversi con caratteristiche diverse, no? Ma non ha fatto, è successo talmente all'improvviso, pochi minuti prima dell'inizio di una gara, quindi psicologicamente è chiaro che può aver dato, ma non perché poi chi ha giocato non ha fatto bene o meno, ma anche Andrea stesso non ha fatto neanche in tempo a quasi quasi a scaldarsi perché già doveva essere in campo. È stata una situazione che non capita sicuramente sempre, ti succede una volta ogni tot anni, è successa e sicuramente sul piano soprattutto immediato, psicologico, uno scossone c'è stato, però dobbiamo comunque sia metabolizzare questo concetto, andare a lavorare sempre di squadra, di gruppo e di squadra come abbiamo sempre fatto, quindi valuteremo nelle prossime ore nell'essenziale la problematica, se è guarita allora sarà disponibile e potrà anche essere degli 11 di partenza. Se poi siamo arrivati ad avere questa convinzione, no, di spostarlo in una certa zona di campo, è perché proprio ho pensato che potesse essere ancora più efficace, più vicino alla porta, per la rapidità, per la velocità, per il movimento continuo, la superiorità numerica che sa e può creare, per le caratteristiche insite. E mi sembra che queste poi sono state, è l'evoluzione di quello che è stata un po' una crescita sua e soprattutto un nostro disegno che avevamo, il mio disegno che avevo in testa, di poterlo trasformare in una punta. In una prima punta tipica, no? Dice, chiamiamola così. Sì, ma io cerco sempre anche durante le altre settimane di coinvolgere tutti nel lavoro, comunque sia, perché poi a prescindere anche dalle altre settimane, che non sia lui o sia un altro giocatore in un altro ruolo, tutti devono sentirsi titolari e quindi anche è successo anche altre volte in altre settimane, quindi anche perché poi un raffreddore, un'influenza è sempre dietro l'angolo, quindi uno deve essere sempre comunque pronto a dover scendere in campo. Se dovesse succedere, anche Roberto si farà trovare pronto per quello che è il suo inserimento insomma nella squadra.
No, beh, no, io penso che la Roma, noi lavoriamo da Palermo, cerchiamo di fare il nostro percorso come abbiamo fatto sempre, cercando di fare del nostro meglio per dare continuità alle prestazioni e ai risultati. È una crescita che dobbiamo portare avanti con grande costanza. Sappiamo, rispettiamo molto la Roma perché è una società, più che una società, è un progetto che la società Roma, il direttore sportivo e Sabatini e la squadra stanno portando avanti da qualche anno con lo stesso allenatore, che vede tanti giocatori di ottima levatura tecnica e di personalità e di qualità, quindi sicuramente per noi è una partita molto difficile. Dovremo fare una gara molto attenta, concentrata, molto efficace in tutto quello che andremo a fare. Perché hanno tanti giocatori che in un fazzoletto con una superiorità numerica, con una giocata singola, oltre che di squadra, di collettivo, possono andarti a risolvere una gara. Quindi dovremo fare sicuramente una prestazione importante per poter fare il risultato e riprendere il nostro percorso. Devo dire che sono andato un po' a analizzare dopo la partita di Firenze alcuni aspetti, alcune situazioni. E vedendo che avevamo preso qualche gol di troppo, ho voluto fare una riflessione. Questo fuori dalla vostra domanda, che ancora magari me l'avreste fatta più avanti, probabilmente. È vero che noi abbiamo preso 30 gol, però è anche vero che in 4 partite ne abbiamo presi la metà, 14, perché 4 con la Lazio, 4 a Firenze sono 8, 3 a Napoli e 3 a Bergamo. Quindi se andiamo a vedere, in 4 partite praticamente qualcosa, no, c'è stato da registrare. E penso che questo fatto di andare a registrare qualcosa sia stato figlio di, in alcuni momenti di quelle gare specifiche, dove abbiamo avuto opportunità di andare a chiudere la partita, magari, o di riprendere in mano la partita con la Lazio, poi non ci siamo riusciti e ci siamo sbilanciati un po' perché abbiamo prestato un po' il fianco. Un po' in altre volte non siamo riusciti magari a coniugarci. E ci abbiamo messo dentro qualche errore individuale, un po' quello, un po' quell'altro, ha fatto sì che in quelle gare avessimo magari perso un po' la misura e la distanza di squadra, che ne è stata un po' la nostra forza e il nostro cavallo di battaglia, no? Però su queste cose andiamo a lavorare, ma d'altronde non avremmo quella classifica di oggi se questi 30 gol fossero stati spalmati su più partite. Fortunatamente dobbiamo dire che si sono molti concentrati su 4 gare, e in questo senso su quelle episodi lì, su quelle situazioni di lettura della partita nel corso della gara da parte della squadra, o errori individuali o qualche situazione di mantenere lo stesso atteggiamento, lo stesso equilibrio, la stessa testa, la personalità in alcuni momenti della gara, di saper andare a incidere nei momenti stessi di quelle partite, è su quello che dovremo lavorare per avere ancora un ulteriore miglioramento. Però questo, voglio dire, è un dato positivo, non è assolutamente un dato negativo, perché quando dici che tu solo in 4 partite hai sviluppato, sono andate non in maniera, sono state negative per quanto riguarda i gol presi, subiti, quindi questo ci deve far pensare positivo, vuol dire che per la stragrande maggioranza delle gare la squadra ha fatto la squadra che doveva, e peraltro che potevamo anche prenderci punti, perché anche a Firenze abbiamo avuto modo di andare sul 3-3, sul 3-2, abbiamo avuto modo, pur perdendo qualche misura e distanza, di poter andare a essere comunque capaci di portare a casa un risultato positivo.